Ebbene sì, dopo molto tempo sono tornata a registrare, perché come alcuni di voi si sono accorti, sono stata assente per un bel po' a causa dello studio. Qual è il modo migliore per ritornare se non con un videocompere? Sì, come avrete letto dal titolo, oggi compriamo i nuovi Lipizzani e insieme li commenteremo. Prima di cominciare però vorrei chiedervi di lasciare un like e seguirmi per farmi sapere se questo contenuto vi piace. Adesso però non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a comprare i nuovi Lipizzani. Come avrete già visto, io già ne ho acquistato uno, sia perché non ho voluto resistere, sia perché volevo cominciare il video d'effetto, così che già vedete un po' di che cosa stiamo parlando. Parto già col dire che sono davvero, davvero molto contenta che abbiano mantenuto i manti conici dei Lipizzani di generazione 2, infatti presentano praticamente le stesse caratteristiche. Allora, sono molto curiosa e sinceramente innamorata di questo manto qui, di questo grigio e allo stesso tempo anche di questo, quindi sono sicuramente due che prenderò. Ma prima di commentare appunto anche questi altri colori, mentre acquisto questo grigio, vorrei un po' esporvi le mie considerazioni o perlomeno opinioni personali, quindi se non la pensate come me potete anche dirmelo, magari fatemelo sapere nei commenti. Partendo dal modello, non sono del tutto soddisfatta dalle scelte prese dal team di sviluppo. Questo perché, come ho anche visto che la pensano in molti, i cavalli sembrano essere pesanti e nonostante nella realtà i Lipizzani abbiano una grande gabbia toracica e un grande petto, hanno comunque delle gambe sottili che li rendono più slanciati e meno tozzi rispetto a quelli che abbiamo noi in gioco. Allo stesso momento mi trovo super in disaccordo con chi dice che questi cavalli risultano grassi o che non somigliano per niente dei Lipizzani, perché ragazzi, non è vero. Semplicemente le caratteristiche dei Lipizzani le hanno enfatizzate di più, quindi somigliano ancora di più a dei Lipizzani, e non tollero chi critica o insulta il lavoro del team di sviluppo senza delle conoscenze, senza delle basi, solo e soltanto per il gusto di criticare. Mi raccomando, ragazzi, non lo fate. Le animazioni mi piacciono parecchio, ma forse avrei fatto più attenzione al peso del cavallo, che sembra non essere stato preso in considerazione, con il risultato che i cavalli sembrino quasi lievitare o comunque non appoggiarsi bene a terra. Per il resto la razza mi piace davvero molto e sono anche molto contenta di avere finalmente la generazione 3 di Lipizzani. Adesso, come razza aggiornata, mancano solamente gli Hanover e i Mustang che, come già detto dal team in una storia su Instagram, usciranno quest'estate e io davvero non vedo l'ora perché è una delle razze che mi ha accompagnato ai primi tempi con cui io giocavo a Star Stable, quindi nel lontano 2014-2015 credo. Non ricordo nemmeno quando ho iniziato a giocare, ma posso dirvi molti molti anni fa. Ho avuto anche una piacevole sorpresa di questo Lipizzano Bio perché dai post di Star Stable o comunque dagli spoiler pensavo fosse strano o comunque non mi attirava per niente, mentre in gioco sembra davvero davvero realistico ed è stupendo, quindi davvero forse uno dei miei preferiti. Comunque ho davvero tante cose di cui parlarvi, infatti durante il mio periodo di assenza di YouTube ho avuto anche un periodo d'assenza anche su Star Stable. Questo perché, ragazzi, scusatemi, però non riesco a giocare senza avere parecchi, io dico proprio parecchi Star Coins. Infatti questa settimana ho approfittato del raddoppio per prenderne 20.000, infatti due da 10.000. Così che non devo ricaricare per un bel po' di tempo e posso giocare tranquilla. Durante il mio periodo d'assenza sono anche usciti dei nuovi cavalli, come ad esempio i Morgan, che sinceramente a me non sono piaciuti tanto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, perché io ne ho preso solo uno, ragazzi. Ecco, ce ne vuole, scusatemi. Perché io di ogni razza devo avere, se non mi piace la razza, minimo tre cavalli, tre varianti. Non lo so. Perché faccio sempre così, infatti credo di prenderne altri due, però comunque davvero non mi piacciono, sono tipo troppo cartoon i manti, non lo so, mi sembrano finti, ecco, ma anche la testa, ragazzi, il modello ha la testa troppo strana, sembrano degli alieni, quindi non lo so, non sono riuscita a farmeli piacere, infatti ne ho preso appunto solo uno che non uso mai. E poi ho preso svariati, svariati, svariati cavalli, poiché sì, ho preso un periodo
di pausa anche da Star Stable, perché poi dopo aver preso appunto tanti cavalli ho finito gli Star Coins. Però appunto quando c'è stato il periodo di sconti ne ho presi un sacco che non ho registrato e che ho amato. Infatti ne ho presi tantissimi, ragazzi, credo una quindicina di cavalli. Per quanto riguarda il festival, sono rimasta davvero sorpresa della gara di dressage, perché finalmente ne abbiamo una vera e propria, che secondo il mio parere dovrebbero introdurre magari nella pista del maneggio, perché ok, ci sta che ci sia appunto questa gara durante appunto questo festival, però secondo me in un gioco di cavalli che si rispetti non si possono non avere gare di dressage, quindi ne dovrebbero aggiungere davvero anche più di una, magari nella pista del maneggio, nell'area di dressage, perché non ne abbiamo. Così possiamo utilizzare quell'area non solo per fare roleplay. Detto questo, io vi ringrazio se avete visto fino alla fine e mi scuso ancora per la mia inattività. Questo video è stato infatti un recap degli ultimi aggiornamenti e novità, e ho in mente per voi dei contenuti speciali che credo e spero vi potranno piacere. Un grosso bacio dalla vostra Chloe, ciao!